culturale importante. Importante innanzitutto perché l'argomento di per sé è importante. A riaprire uno spazio che negli anni comunque aveva acquisito, acquistato un interesse notevole per quello che riguarda l'arte contemporanea, mostre di livello, attività culturali anche nello spazio esterno. Una centro culturale chiuso credo dal 2017, quindi non abbiamo fatto altro che guardare alla bontà del progetto, alla bontà del soggetto, su quello non avevamo dubbi, la qualità culturale della Fondazione Orestiere è una qualità che è attestata da decenni di attività e il legame parco città, il collegamento su macchine elettriche che consentirà ai visitatori della valle di raggiungere gratuitamente la parte non solo sommitale della città, dove già esiste un polo culturale che la Curia in questi anni, devo dire, con un progetto importante ha messo assieme, Cattedrale, Museo Diocesano, Biblioteca Lucchesiana, Santa Maria dei Greci, ma anche al centro della città, oggi più che mai perché anche il parco non solo sostiene questa mobilità ecologica, ma sostiene anche all'interno del centro storico con le fabbriche chiaramontane e quindi che ci sia questo collegamento, secondo me, è un importante tassello per permettere al visitatore di non fare il mordifugio per quello che riusciremo a fare, ma di portarlo in città, di avere una conoscenza di Agrigento ed una parte di Agrigento che va valorizzata e conosciuta. La Fondazione Orestiere di Gibellina, che ha una storia quasi cinquantennale, sarà presente ad Agrigento, con la propria storia, con la tradizione, con le scelte culturali che ha fatto nel tempo e che sono consolidate. Viene ad Agrigento per portare un'offerta nel centro della città e lo fa insieme in collaborazione con altre strutture, istituzioni culturali cittadine, a cominciare ovviamente prima delle istituzioni di quella amministrativa del comune di Agrigento, in particolare dell'ente parco, il cui direttore ha intravisto immediatamente il valore della nostra offerta e della presenza della Fondazione Orestiere. Quando ho immaginato di venire qui riutilizzando le ex officine che erano state sede di iniziative culturali per molti anni, non c'era ancora stata la scelta di Agrigento Città della Cultura. È arrivata immediatamente dopo e avere incrociato questa eventualità è un ulteriore elemento che dà senso alla nostra presenza.